grazie della vostra presenza e sono certo che vi aspettate almeno che io sia sintetico, perché così diamo spazio alle riflessioni e alle proposte del nostro importante relatore. Però permettetemi di trasmettervi tra le tante cose che vorrei dirvi, ne scelgo una, che è il grazie per avermi dato come assessore alle politiche sociali l'ispirazione per quella che mi auguro sia la progettualità o una delle progettualità più importanti dell'amministrazione comunale che sta concludendo il proprio mandato, cioè l'avvio dell'esperienza di Bergamo Longeva, partita in collaborazione con l'Ordine dei Medici e poi estesa a tante realtà territoriali, CISL e Anteas comprese, che in questo titolo vuole sintetizzare un concetto che è culturale, cioè le persone esperte, le persone anziane, le persone che professionalmente hanno rappresentato un patrimonio nel mondo industriale, nel mondo produttivo, nel mondo delle relazioni, non possono essere messe da parte quando è finita l'età lavorativa. Io, nutrito proprio da alcune riflessioni che ho trovato anche qui, e ho trovato per esempio il vostro desiderio di attingere alla cultura vera per continuare a nutrirvi proprio di quella che è l'essenza dell'umano. Ho cercato di guardare la città con un occhio di particolare attenzione alle persone anziane e ho scoperto la città, poi gli altri paesi qualcosa lo riproducono. La città ha un patrimonio inutilizzato, ma inestimabile, di persone non più giovani che vengono lasciate in un angolo perché in qualche modo non esiste una procedura, una normativa, un modo per valorizzarle. E vi dico una cosa paradossale, quando ero sindaco mi ricordo che seguendo la moda del tempo, avevamo lanciato l'idea del consiglio dei ragazzi e mi ricordo che avevo messo la fascia che da candidato sindaco dei ragazzi, del consiglio dei ragazzi, aveva vinto perché aveva proposto i videogiochi nelle scuole. Cioè, ovviamente il ragionamento era un ragazzo vince vedendo e proponendo una società secondo i propri occhi. E io oggi mi chiedo: è possibile che le città e i paesi continuino a fare scelte amministrative senza avvalersi dell'esperienza, della disponibilità, della cultura, degli approfondimenti, delle capacità di analisi delle persone anziane? Io dico no. Allora, Bergamo Longeva è questo, è uno strumento che mette insieme tante realtà del territorio, c'è l'ASL, c'è l'università, ci sono i sindacati, ci sono altre realtà, e ci diciamo in un luogo che condividiamo cosa stiamo facendo per fare in modo di fare massa critica. Però credo che il simbolo di questa scelta sia, ci sarà anche un convegno che permetterà a tutte le realtà di dire cosa sta facendo e cosa vorrebbe che gli anziani facessero nelle loro città e nei loro paesi, consegnando agli anziani in realtà le chiavi dell'amministrazione pubblica. E quello che ci proponiamo è chiudere con una proposta, almeno cominciando con un esperimento in città, di costituire sul modello che funziona molto a Bergamo, che è il Consiglio delle Donne, fatto di diverse commissioni che approfondiscono diverse tematiche e poi fanno sintesi, costituire il Senato della città. Cioè un luogo popolato da persone che abbiano da una certa età in poi, elette o nominate secondo criteri che vanno dentro un regolamento e che sia punto di riferimento per chi amministra, perché almeno vengano consultate quando si devono fare scelte urbanistiche, quando si devono fare scelte viabilistiche, quando si devono fare scelte strutturali, quando si devono fare scelte culturali. Quindi capite che non è perché sono qua invitato che vi dico grazie, è davvero un riconoscimento di un patrimonio che mi avete consegnato e che mi sono permesso
come tassello di un mosaico più ampio, perché ho ascoltato tantissime persone, di portare come proposta. Quindi, per certi aspetti, se davvero Bergamo riuscirà a far nascere il Senato della città, e faremo di tutto per farlo, è un po' anche grazie a voi. Per questo vi dico grazie, non vi dico altre cose che avrei nel cuore, perché altrimenti non facciamo più parlare il nostro relatore.